Allora, il primo obiettivo è stato rimettere in pista tutto il carrozzone della Carnival Cup che ci aveva lasciato con il Covid, con 130 squadre partecipanti. Siamo partiti con delle mire molto basse, ci siamo dati un limite a 60 squadre, poi nell'organizzazione abbiamo visto che si poteva andare anche oltre e siamo arrivati a 111 squadre. Per come si sviluppa il territorio, tocchiamo 5 comuni in tutta la provincia di Novara: Arona, Borgomanero, Oleggio, Gozzano e Paruzzaro. Le squadre, appunto, sono 111, sono suddivise in categorie, tutte le categorie del mini basket, quindi scoiattoli big e small, aquilotti big e small, i big suddivisi anche su due livelli, gold e silver, avendo un numero molto elevato di iscritti, così come gli esordienti. E la bella novità è che riusciamo a fare anche tutte le categorie femminili, under 13, esordienti e gazzelle. E abbiamo aggiunto quest'anno anche l'under 13 maschile. E quindi direi molto bene sul discorso della partecipazione. Molte squadre da fuori, da beh, il grosso come al solito Piemonte e Lombardia, ma anche fuori regione, diciamo così, al di là abbiamo Bolzano, Ravenna, Genova, quindi anche Liguria, Emilia e la zona del Veneto. E quindi molto bene. Importante sempre per noi anche l'inserimento del Baskin, che è una partecipazione che abbiamo voluto già dalla seconda edizione. E si sfideranno due squadre giovanili di Baskin la domenica mattina.